E salve a tutti ragazzi, questo è il Watermelon Channel. Quest'oggi voglio parlarvi della nuova funzionalità VRR, ovvero Variable Refresh Rate, che verrà presto introdotta tramite un aggiornamento sulla PlayStation 5. Il refresh rate variabile, in sostanza, risolve il problema della mancata sincronizzazione del refresh rate dello schermo con il numero di fotogrammi generati dalla GPU. Così non ci saranno discrepanze fra il refresh rate e gli FPS generati dalla console, che generalmente tendono a variare spesso in base, ad esempio, all'ambientazione mostrato sullo schermo, che può avere più o meno dettagli e di conseguenza aumentare o diminuire gli FPS e causare una mancata sincronizzazione con la TV, che invece lavora su una frequenza di aggiornamento fissa. Ciò causerà quindi il frame pacing e lo screen tearing. Questi due termini che per chi non è del campo appariranno come ostrogoti, adesso ve li vado a spiegare. Il video appunto è proprio incentrato su questo, sul farvi capire che cos'è nello specifico il VRR, magari se non l'avete capito, ecco, ci sarò io a spiegarvelo, spero, nella maniera più chiara possibile. Il frame pacing in sostanza è un fenomeno che si verifica quando i frame rimangono sullo schermo più a lungo del previsto. E si ha quindi la percezione di riscontrare dei cali nel frame rate. Lo screen tearing invece è una sorta di distorsione visiva quando due o più fotogrammi vengono mostrati contemporaneamente, causando una sorta di strappo, di lacerazione, appunto tearing. Una linea, diciamo, che appare velocissima, quasi impercettibile sullo schermo, ma che c'è e che a chi ha un occhio, diciamo, di falco, resta visibile, può dar fastidio. Grazie al refresh rate variabile c'è una fluidità nelle immagini e una grafica più nitida e un input lag ridotto. Questo appunto farà sì che il gioco, l'esperienza di gioco sarà molto più fluida, molto più nitida, a delle condizioni, ovvero innanzitutto bisogna avere un televisore o un monitor compatibili con il VRR. E con l'HDMI 2.1, perché questa funzione è disponibile soltanto se si ha un HDMI 2.1 e si può sfruttare con qualsiasi gioco. Basta attivare l'impostazione andando appunto in impostazioni della console, schermo e video, uscita video e cliccare sulla voce VRR. Al momento ancora non c'è, chiaramente questa funzione verrà introdotta soltanto dopo il prossimo aggiornamento di PlayStation 5. La voce VRR, una volta che vi sarà apparsa tra le impostazioni, verrà impostata su automatico, ma potrà essere abilitata anche sui giochi non supportati ufficialmente tramite una spunta che appunto vi dirà di attivarla su tutti i giochi. Dunque, il refresh rate variabile va a sfruttare la frequenza di aggiornamento variabile, ovvero la velocità di aggiornamento del monitor si sincronizzerà dinamicamente con quella della PlayStation 5, rendendo appunto, come ho già detto, l'esperienza di gioco molto, molto, molto migliorata. Ragazzi, dunque, io spero di esservi stata il più chiara possibile, di avervi spiegato nel miglior modo possibile che cosa sono tutti questi termini, magari a molti sconosciuti. Chi non appartiene al campo tecnologico magari dirà: ma che cos'è ostrogoto? No, e ve l'ho spiegato. Spero di avervelo spiegato bene. Per qualunque dubbio o chiarimento, scrivetemi come al solito nei commenti, sarò qui per rispondervi. Mettete like se il video vi è piaciuto e vi è sembrato utile e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video per supportarci. E niente, alla prossima. Ciao ragazzi!